Allora, siamo qui con Federica, siamo nel vigneto, possiamo dire, storico per l'azienda. In realtà, vabbè, è una vigna abbastanza recente, rifatta da poco, che è la base del vostro grande Mitas. E qui a fianco, tra l'altro, vediamo proprio l'impianto messo a dimora quest'anno, giusto? Quest'anno, questa è una vigna piantata da circa una settimana che appunto va a raccontare il proseguo della nostra azienda, quindi il racconto della vigna più storica, ma che purtroppo aveva la Certo. necessità di essere E a proposito, tra ringiovanita. l'altro, di guardare al futuro e guardare al territorio, anche a nuove sfide, abbiamo sull'altra parte del versante, qui siamo nella Valle di Mezzane, no? Là in fondo, per quanto si possa vedere, abbiamo l'altro vostro nuovo progetto, 600 metri, giusto? Sì, di fronte a noi, quindi parliamo del versante ovest della vallata di Mezzane, abbiamo Podere Castagnè, è l'ultima grande sfida che abbiamo affrontato 6 anni fa, quando abbiamo deciso di piantare questa vigna di Valpolicella su un terreno incontaminato, quindi un terreno completamente vergine, siamo a 600 metri di altitudine. E il risultato è quello di un Valpolicella superiore. Quest'anno assaggiamo la primissima Primissima annata, versione. 2018 in anteprima assoluta, e quindi siamo anche curiose di sentire il parere poi di questo territorio che si esprime in maniera completamente diversa da quella che è la storia di Corte Sant'Alda invece. Ecco, la vostra storia è fortemente ancorata alla Val di Mezzane, quindi una delle vostre sfide è proprio anche questi anni di lavorare perché questo nome abbia una grande dignità, no? Anche a livello istituzionale. Sì, Voi... ovviamente noi siamo la Valpolicella, ma la Valpolicella ha questa denominazione, ha la fortuna di raccontarsi attraverso diversi territori, attraverso diverse vallate. E la nostra è la Val di Mezzane ed è una valle che è rimasta incontaminata e quindi si racconta per quello che è il mondo agricolo e stiamo cercando insieme a tutti i nostri colleghi che si trovano qui nella nostra valle di far conoscere il valore, diciamo, di ogni singola zona. Allora, adesso diamo un po' seguito al racconto in vigna con questa nuova etichetta che però ci racconti tu, Marinella. Allora, ma al di là dell'etichetta che rappresenta proprio il bosco magico da dove arriva il vino, è stata una sorpresa per noi, perché non sapevamo esattamente cosa uscisse da quel vigneto. Per 2 anni l'abbiamo custodito indecisi e poi abbiamo detto no, questo è il vino, questo è quello che esce. E secondo me è un'espressione autentica della Valpolicella. E quindi abbiamo preso due decisioni importanti. La prima è quella di imbottigliarlo così com'è, e la seconda, su a Castagnè, dove abbiamo 4 ettari, di fare solo un vino, che è il coronamento dei miei sogni. Ecco, tutto qui.